Accogli Gesù nel tuo cuore. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, buon inizio settimana. Iniziamo a leggere il Vangelo secondo Luca nel tempo feriale. Abbiamo concluso già il Vangelo secondo Marco, secondo Matteo, e da oggi fino al termine di questo anno liturgico, quindi all'inizio poi dell'Avvento, leggeremo in settimana il Vangelo secondo Luca. Oggi abbiamo il capitolo 4, dal 16 al 30. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità, io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Amen. Carissimi, iniziamo a leggere di nuovo il Vangelo secondo Luca, non dall'Annunciazione, dalla nascita, ma già quando Gesù inizia il ministero pubblico. Qui lo troviamo a Nazaret, dove era cresciuto. Ecco che accade un fatto davvero molto particolare. Gesù entra di sabato nella sinagoga, legge il passo al profeta Isaia, un passo profetico, un passo messianico, e lo attribuisce a se stesso. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio». Ricordiamo che l'unzione, il consacrato del Signore, di Dio, è riassunto nel termine Messia, ebraico. Ecco che quindi questo unto del Signore è chiamato a portare ai poveri la buona notizia, il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E al termine Gesù dice: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, che voi conoscete». È forte questo passo, è forte questo episodio. Gesù dice
in me oggi il Verbo si è realizzato. La parola data dal Padre secoli fa oggi si è fatta carne. Ma gli abitanti cosa fanno? Gli abitanti di Nazareth non accolgono. Sono ciechi. Sono proprio questi ciechi ai quali Gesù è venuto a dare la vista. E dicono, ma noi sappiamo chi è. Non è il Messia, è il figlio di Giuseppe, è il falegname. Che cosa ci sta dicendo? Vedete che in uno dei giorni più forti della rivelazione di Dio sulla terra, dove il suo figlio Gesù Cristo ha attribuito a sé ciò che era stato scritto profeticamente, non c'è stata l'accoglienza, c'è stato il rifiuto. Quando la luce viene nel mondo, dice Giovanni 1, le tenebre non l'hanno voluto. Questo è il Natale del Signore. Quando Gesù è venuto come luce vera, le tenebre lo hanno rifiutato. Erode voleva ucciderlo. Altri non lo volevano accogliere. Ma, dice Giovanni 1, quanti lo hanno accolto? Sono diventati figli di Dio, figli della luce. Hanno avuto una vita nuova. Gli abitanti di Nazareth sono delle persone, in questo episodio, indurite, cieche, che di fronte all'annuncio del Figlio di Dio lo hanno rifiutato. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città. Volevano ucciderlo immediatamente, immaginate. Gesù doveva ancora iniziare a fare opere grandi, miracoli, segni, annunciare. E loro già lo volevano condannare, uccidere. Se ne volevano sbarazzare immediatamente. Prendiamo questa coscienza nella nostra vita, che quando annunciamo il Vangelo, le tenebre sono pronte ad oscurarlo subito. Quando noi prendiamo delle scelte in Dio, facciamo delle decisioni, voglio pregare, voglio camminare in Lui, voglio amare come Gesù, voglio essere un cristiano autentico, un discepolo di Dio, le tenebre verranno contro di noi, ci scoraggeranno, ci faranno disperare dicendoci, ma guarda, poveretto, ancora crede in Dio, ancora credi nei preti, nella Chiesa, nello Spirito Santo. Siamo in tempi nuovi, tecnologici, di intelligenza artificiale, lascia perdere questa parola, vecchia, antica. Questo ci dicono le tenebre. E noi cosa dobbiamo fare? Come Gesù, andare avanti. Versetto 30, ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. È una cosa strana. C'era tutta la città contro di lui, eppure Gesù, camminando tranquillamente, liberamente, è scappato via. Questa è la via, fratelli e sorelle. Tutte le volte che noi annunciamo Gesù con la nostra vita, la nostra testimonianza, le nostre parole, il nostro stile di vita, modo di fare, e gli altri vogliono bloccarci, scoraggiarci, noi andiamo avanti. Tu va avanti. Ciò che è importante è accogliere Gesù nel tuo cuore, accoglierlo come Messia, come Signore, il Cristo. Ha detto Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questo ci salva, questo ci fa andare avanti. È meglio se andiamo avanti insieme, insieme ad altre persone che credono in Gesù e che insieme a te lo proclamano. Signore Gesù, grazie per questa parola, grazie per questo evento che ti è accaduto a Nazareth, grazie perché tu sei venuto per liberare i prigionieri, per ridare ai ciechi la vista,
per portare lieto annuncio, la buona notizia, la gioia del tuo regno in mezzo a noi. Grazie, Signore Gesù. Donami di essere un tuo testimone, che non si scoraggia di fronte a nessuna calunnia, a nessuna menzogna contro di me. Donami questa fortezza, Signore Gesù. Spirito Santo, illuminami affinché il mio cuore possa accogliere Gesù e possa metterlo al centro della mia vita, innalzare il suo nome per vivere da figlio di Dio, figlio della luce. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Accogli Gesù nel tuo cuore. Vivi secondo il Vangelo e non indietreggiare di fronte agli ostacoli che ti impediscono di vivere la sua parola. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo, un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te.